Assessore, partiamo dalla nota lieta, i tre punti e un pubblico straordinario. Marcianise come pubblico non ha niente da invidiare, ovviamente lavoreremo per avere un locale più ampio, quindi per poter far entrare e far assistere più pubblico, quindi sarà, come dire, la nota in più o il giocatore in più, diciamo così, per il futuro ovviamente, quindi ci stiamo lavorando, quindi speriamo di poter avere qualche buon risultato prossimamente. Dal punto di vista tecnico non c'è stata partita, l'Alberti davvero era poca cosa, Marcianise che ha dimostrato comunque di essere superiore e soprattutto di avere già, ecco, la consapevolezza che questa B non può sfuggire, insomma. Questo come amministrazione ce lo auguriamo e siamo pronti per essere vicini alla società, ovviamente lo siamo ancora già adesso. La Serie B è un'ambizione, sarà frutto, se verrà, di un progetto che è nato qualche tempo fa con Pasquale Siciliano, presidente onorario della palestra, e con i fratelli Squeglia si è fatto una chiacchierata e si è portata avanti. Ovviamente devo ringraziare sia gli Squeglia che in particolare a Pasquale Siciliano, che ci ha messo la sua esperienza, la sua passione, e quindi diciamo che il frutto è arrivato, i frutti sono arrivati perché si è fatto un certo tipo di lavoro, grazie a Pasquale e ai fratelli Squeglia. La sua presenza costante qui fa capire, insomma, che l'amministrazione è davvero un'unica cosa con questa società, perché può rappresentare l'anno prossimo, tra qualche mese, una società che riporta Marcianise in un campionato nazionale dove non si vedeva da tempo. Ma questa è la mia presenza è continua perché credo nello sport e sono arciconvinto che Marcianise, oltre agli olimpionici di pugilato, qualche altro ragazzo in qualche altra disciplina. Ragione, per esempio, parlo dell'atletica, della pallavolo, che stiamo discutendo di Serie B e quindi è un progetto e un'ambizione bellissima, e se ci riusciamo sono felicissimo e penso di esprimere il pensiero di tutta l'amministrazione. Poi anche altre discipline siamo bravi, però dobbiamo poi avere la ciliegina sulla torta e mi auguro che da qui a qua alle prossime Olimpiadi ci siano anche altri atleti, non solo del pugilato ma anche in altre discipline sportive.